Truffatori scatenati ieri mattina in città ai danni di due anziane derubate di numerosi gioielli in oro, dal valore complessivo di circa 20.000 euro. Un falso addetto del gas intorno alle 11 ha suonato al campanello di un'abitazione di via Quadrelli. L'uomo, di mezza età e abbigliamento distinto, ha chiesto all'84enne di verificare il contatore ed eventuali perdite. Subito dopo, un complice, spacciatosi per operatore delle forze dell'ordine, si è presentato alla stessa porta mostrando alla donna alcune cornici, presunte provento di furto. «Sono stata io ad aprire loro la porta di casa e la cassaforte. Quando ci ripenso mi sento male», ha raccontato ai microfoni di Telelibertà l'anziana truffata. «Mi ha detto: ma lei c'ha anche la cassaforte? Sì, ma non c'ho la chiave. E la vado a cercare?» L'ho aperta io. C'era una borsina con dentro tutte le nostre cosette. Lui ha preso in mano la mia borsina, con dentro quelle robe lì. Guardo sul letto di mia figlia, gli ho scatolini da tutti i vuoti perché l'ha preso su lui. Quando ho visto così, Poi sono andata da una mia vicina di casa, visto che ero un po'... Si è agitata, ovviamente, si è spaventata. Ricordi, c'era dentro una catenina di mio marito, un anello di mio marito, le nostre cosette, sa com'è. Purtroppo la tecnica ormai collaudata è andata a segno e dall'appartamento sono spariti due coppie di orecchini, collane e anelli, dal valore di circa 5.000 euro. Poco dopo, presumibilmente, la stessa coppia di truffatori ha colpito in via Buozzi. La vittima, una 74enne, è stata avvicinata sulla soglia di casa, ha fatto entrare il falso addetto del gas e subito dopo un fasullo vigile urbano, che facendole credere di essere stata derubata, ha potuto rovistare nei cassetti della camera da letto. Il bottino in questo caso è di 15 monili in oro, dal valore stimato di circa 15.000 euro. Lo stesso trucco fortunatamente è andato a vuoto in via Carracci, dove l'arrivo del marito dell'anziana vittima ha fatto dileguare i malintenzionati. Indaga la polizia.